Poi ci ringraziamo tutti alla fine, è stata molto Grazie a voi completa. per l'opportunità, Stefano. Grazie a voi. Grazie, grazie a te. E adesso io passerei la mano al nostro Daniele Grillo che ci parla di backup e dell'integrazione tra la nuova soluzione di backup e il prodotto, la soluzione Vim. Dunque, non ti faccio perdere ulteriore tempo. Daniele, grazie anticipatamente. A te la parola e la mano sullo schermo. Grazie Stefano. Vedete quale schermo in questo momento? Quello corretto Vedo oppure... il tuo sfondo con un tramonto con Allora, delle montagne aspetta un rocciose, con secondo. tante slide, con tante icone. Adesso vedo un PDF viewer con le tue Perfetto, va slide. bene, benissimo, benissimo. Ok, grazie Stefano, grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto sono Daniele Grillo, ho 40 anni, anch'io sono dal 2000 che lavoro in questo settore. Dal 2013-2019 ho avuto l'onore di essere un IBM Champion, poi dopo l'acquisizione da parte di HCL sono diventato Ambassador e faccio parte di questo team ristretto di persone appunto con questo titolo, fondatore della mia società Gridan SAS, nonché fondatore storicamente di Domino Point, che è la user group di riferimento che ormai compie più di 15 candeline, quindi più di 15 anni, che parla appunto di Domino, Nodes, tutta la collaboration ora in mano ad HCL. Quello che vi presenterò oggi è appunto una ottima soluzione di backup nativa che è stata introdotta nella release 12 di Domino, quindi un nuovo task introdotto. Questa è l'agenda molto ricca in realtà, dove andremo purtroppo a causa del tempo di 20 minuti in maniera abbastanza spedita a raccontare di cosa stiamo parlando, quindi che cos'è questo nuovo task e cosa ti permette di fare. E vedremo poi in fondo cosa ci sarà a dicembre, che è una cosa tanto attesa per quanto riguarda il backup con l'integrazione verso le terze parti. Più che requisiti, questa slide è i desiderata dei clienti, cioè nel senso che perché nasce questa richiesta del backup? Come ben sapete, Domino lavora su oggetti particolari chiamati NSF, quindi Notes System File, che sono sempre in uso. Quindi la problematica maggiore che noi abbiamo per fare un backup è quella di andare a cercarci un prodotto di terze parti a oggi che sia in grado di backuppare questi dati senza però rendere il DB inconsistente. Come ben sapete, il database di Domino, essendo in uso, è sempre backuppandolo a caldo, si rischia appunto di avere un backup non consistente. Quindi il problema più grosso è appunto questo. L'altra problematica sempre richiesta ad oggi era quella di fare in modo che Domino supportasse le cosiddette istantanee o snapshot, quindi supportare quel preciso momento appunto il backup dell'intero sistema Domino e integrarlo, per esempio, con soluzioni di terze parti, quale il più leader di mercato che è Vim. L'altra cosa sempre richiesta dai clienti è quella di avere un backup restore in time. Cioè, cos'è il backup restore in time? Il backup restore in time è un qualcosa che c'è oggi in strumenti che hanno gli agent, che però ancora non sono certificati con la V12, per esempio, che permette di recuperare quel singolo documento al minuto, al secondo del giorno X. Questa cosa nasce con la 12 ed è possibile supportarla e la vedremo appunto che è possibile effettuarla. Oppure avere uno strumento di backup che sia costantemente aggiornato e integrato con le soluzioni di backup moderne. Questi sono i requisiti o meglio le richieste attuali dei clienti. Quindi quello che noi, che HCL si è messa a ragionare, a realizzare con questa nuova soluzione è appunto guardare sul mercato cosa c'è, quindi si accorge che sono appunto un sacco di vendor che fanno backup e si accorge che però il backup viene pensato da questi vendor come lato backup, quindi backup e restore lato strumento di backup. Il restore, per chi lavora su Domino e usa strumenti di terze parti, è sempre stato ed è ad oggi ancora molto manuale, cioè andare a spogliare dal repository il backup, ritirare fuori l'NSF, rimpiazzarlo all'interno di un server Domino, di un nodule, un cluster e così via, bisogna stare molto attenti perché durante tutte queste operazioni bisogna soprattutto disabilitare le repliche, ma nel caso sfortunato in cui gli oggetti DAO sono missing, cioè sono stati cancellati dal prune task, andare a recuperare anche manualmente questi oggetti DAO. Quindi oggi i clienti si trovano a dover scegliere sul mercato
dei vendor molto ristretti che siano compatibili con Domino, ma dover anche agire manualmente su quelle operazioni che dovrebbero essere facilitate per quanto riguarda il restore. Qual è l'obiettivo fatto da HCL con questo nuovo task? E osatemi dire, davvero eccellente il lavoro che è stato fatto. Quindi, trovare una soluzione che sia compliance o quantomeno che si adatti in maniera molto dinamica e molto flessibile tra Domino e una soluzione di terze parti. E questa è la prima sfida. E la seconda soluzione, appunto, è quella di fare in modo di non far cambiare al cliente la soluzione di backup, ma usare quella che lui ha e adattarci alla soluzione. Terzo punto è finalmente lo supporto del snapshot, quindi poter fare un backup della nostra intera macchina, che sia usare il volume Microsoft, le shadow copy, o usare appunto per esempio Vim, le snapshot di Vim, ed integrarsi appunto con l'istantanea, quindi fare la fotografia in temporale dell'ambiente domino e fare un backup. Quindi, l'altra cosa è che la soluzione di backup di Domino è anche standalone, quindi è possibile usare la soluzione che ci viene fornita e senza utilizzare alcun tipo di vendor di terze parti. Vedremo in questi 20 minuti un esempio, una configurazione molto semplice di backup standalone, che è la Simple Copy Backup, che ci permette appunto di comprendere ancora meglio questo. Allora, quindi ricapitolando. Noi abbiamo uno strumento nuovo, quindi un task nuovo tra gli N task presenti in Domino, che ci permette di sfruttare delle CAPI per adattarci appunto anche alla configurazione che abbiamo sul server Domino. È importantissimo il transactional log che noi abbiamo implementato in Domino, perché con un transactional log di tipo archive, che è un po' più complesso, riusciamo a fare il cosiddetto point in time restore, cioè recuperare appunto, come dicevamo prima, quel documento in quel giorno, minuto e secondo preciso. In più abbiamo la possibilità di fare un backup incrementale, di fare un backup di più snapshot e di restaurare in maniera veramente semplice, e lo vedremo, un oggetto NSF in quel giorno preciso, se è un backup, è un transactional log di tipo circular o linear, o in point in time restore. Il task di backup ovviamente segue il sistema Domino, quindi è supportato sia in ambiente Windows che in ambiente Linux, okay? Con tutte le varie release, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione a una cosa, che il task di backup, parliamo di NSF, non parliamo di oggetti DAOS, e non parliamo di nozini, e non parliamo quindi dei file server ID, cert.id, che sono oggetti, passatemi il termine, che possono essere backuppati con strumenti di terze parti o con semplici comandi che è possibile lanciare dopo il backup di Domino, ma in maniera molto più semplice. Il problema grosso del backup di Domino è proprio l'oggetto NSF, perché è sempre in uso. Quindi parliamo di questo nuovo task, ed è veramente un nuovo task, che si lancia con il comando load backup, che alla prima esecuzione di questo comando viene generata questa nuova applicazione, chiamata appunto domino backup.nsf, che l'amministratore userà per poter recuperare il dato, il database, fare l'inventory del database, avere un log e effettuare quella configurazione particolare che ci permette di integrarlo anche verso terze parti. Come tutti i task all'interno di Domino, anche questo task è parametrico, quindi possiamo fare un'analisi per quanto riguarda i log col meno V minuscolo, meno V maiuscolo, per avere log più verbosi e con oggetti di backup. Possiamo lanciare il meno B, comando che fa un backup full configurato all'interno di questo applicativo, il meno I che fa un incremental backup, il meno T che fa il backup delle transizioni. E tutti questi comandi possono essere tranquillamente schedulati col classico scheduler di Domino. Ora guardiamo una semplice configurazione, perché purtroppo in 20 minuti non riusciamo a fare tutto, di come configurare, come funziona un task di backup basato appunto su file system. Quindi quello che andiamo a fare è andare a definire quali sono gli oggetti del backup e definire qual è la target directory per quanto riguarda il backup. Quindi, come si fa questo? Semplicemente tramite l'applicazione che viene creata con l'oggetto di backup, col task di backup. Quindi si apre questa applicazione, si configura la sezione mail dove si va a dire
qual è la target directory che deve essere usata per gli NSF, qual è la target directory per quanto riguarda i translog, qual è la retention day, cioè per quanto tempo manterrò i backup all'interno del mio, della mia area di backup, e dove andrò a scrivere i log. Ok? Quest'area, questo l'oggetto invece script directory serve per poter lanciare a partire da quella directory determinati script. Andando a configurare il secondo tab, chiamato appunto backup, e andando a specificare, per esempio in questa slide vediamo file, che significa usa il file system backup copy integrato, che è quell'oggetto che chiamavo prima standalone dell'oggetto NSF, che ha il vantaggio rispetto a un classico comando di copia tra sistema operativo di poter aumentare il block size, quindi per ottenere più performance. C'è un parametro .ini specifico che permette di arrivare fino a 1 mega e quindi di avere delle performance di backup, di lettura e scrittura davvero eccezionali. In questa configurazione andiamo semplicemente a dire dove, a partire da quella directory definita nel tab main, andiamo a scrivere, andiamo a creare le sottodirectory per quanto riguarda il backup. Quando si lancia a questo punto il comando load backup -b, quindi cosa succede? Succede che fondamentalmente viene scatenato questo comando, questo task, che va a analizzare la nostra configurazione, scatena il backup e poi infine va a notificare all'utente designato, in questo caso sono io, il risultato del backup. Quello che otterremo che cos'è? È semplicemente, nell'immagine di sinistra, la struttura del backup, che come vedete è costruita in funzione delle regole definite dentro il tab di backup, quindi con le varie cartelle. E nella schermata di destra è la mail che arriva con lo status del backup, che potrebbe essere andato a buon fine, non andato a buon fine, come tutti i software di backup che esistono sul mercato. Il comando load backup -i invece è l'incremental backup. Attenzione, perché è importante: in base ai log transizionali definiti su Domino, l'incremental backup, se è un transactional log di tipo circular, per esempio, non sarà un vero incremental del delta, ok? Dei piccoli documenti aggiunti, ma se il singolo database è stato modificato, in quel caso tutto l'oggetto NSF verrà ribackuppato. Quindi è importante, se invece abbiamo l'archive log settato su Domino, allora possiamo backuppare anche solo le transizioni in alcune condizioni, portarcele via e ricostruire dalle transizioni l'oggetto NSF. Anche nell'incremental backup possiamo andare a definire la notifica che vediamo sulla destra, e sulla sinistra ovviamente c'è la costruzione del path per quanto riguarda gli oggetti di incremental backup. Come avviene il restore? Il restore non avviene, e lo vedremo anche con Vim, non avviene dallo strumento di backup, o in questo caso, quando è un backup simple, da chissà quale altra parte, ma avviene magicamente all'interno di questa applicazione. All'interno di questa applicazione c'è un'area, una volta fatto il backup, chiamata Database Inventory, che evidenzia tutti gli oggetti che sono stati backuppati all'interno del nostro sistema. Selezionando l'oggetto e cliccando su Restore, andiamo a definire come vogliamo fare il restore e dove lo vogliamo andare a fare. Potremmo restaurare all'interno dello stesso database, un altro database, all'interno di una cartella specifica o quant'altro. E se vogliamo restaurare anche gli oggetti DAOs mancanti, cosa molto importante. Quello che accade durante il restore è semplicemente che, lanciando l'action run restore command definito, si scatena questo task, chiamato in questo caso restore, che va a ricostruire in questo caso un oggetto parallelo nel quale appunto vengono depositati i file, i documenti cancellati. Questo è un esempio. Ok, viene creata, come l'ho configurato io il restore, una folder all'interno della mail dove l'oggetto cancellato è stato restaurato. Quindi, ricapitolando, per fare un backup, per schedulare un backup full e un backup incrementale, cosa andremo a fare? Ma semplicemente useremo i canonici comandi, lo classico scheduler program di Domino, dove andremo a definire quando fare un backup completo e quando andare a fare un backup incrementale.
da knowledge base indicata da HCL, è consigliato fare un backup completo 2 volte a settimana e un backup incrementale almeno ogni 4 ore. Questa slide evidenzia la differenza importante tra il transactional log definito in domino e che cosa ci permette di fare poi il nostro oggetto di backup. Fondamentalmente questo riepiloga quello che dicevo precedentemente. Quindi sappiamo che il vantaggio del circular transactional log è che definiamo una piccola area di storage dove alla saturazione si ritorna indietro e viene sovrascritta quell'area. Quindi definiamo uno spazio ben definito nel nostro disco dove avvengono transizioni. Qual è lo svantaggio? Che in questo caso non riusciamo a fare un restore point in time di backup, ma i backup anche incrementali sono dei backup anche se di delta full NSF. Invece, cambiando strategia di transactional log e usando la modalità archive, riusciamo a fare quell'operazione eccezionale di restaurare il dato al minuto, al secondo che andiamo a definire, il point in time. Attenzione a una cosa molto importante, il DB2ID, cioè l'identificativo dell'NSF, che cambia con operazioni come fixup, compattazioni, BBB, DBMT, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi operazioni di manutenzione che usano l'amministratore. Quindi è molto importante stare attento che l'oggetto non abbia cambiato l'identificativo di se stesso. Ora faccio vedere una demo. Scusate un secondo perché devo spostare lo schermo, perché voi sicuramente non la vedete. Sono 2 minuti di demo, quindi di un video già preparato, che ci permette di capire che l'utente ha cancellato delle mail, non solo l'ha cancellato effettivamente di un utente, ma l'ha anche eliminata dal cestino. E poi magicamente chiama l'amministratore, apre un ticket e dice: guarda, me le puoi recuperare per favore? Quindi l'amministratore cosa fa? Semplicemente va sul database di posta, definisce a che data restaurare le mail. In questo ambiente demo ho implementato l'archive backup, qui l'archive transactional log, quindi posso usare il restore point in time, quindi decidere esattamente al minuto, al secondo, quando recuperare quelle mail. Recupero anche gli oggetti DAOS, perché ricordatevi gli oggetti DAOS passato il periodo di prune, quindi quando c'è quando vengono differenziati da tutti i database partecipanti, vengono persi anche quelli. Scateno il comando, che come vedete lavora sul transactional log, quindi in questo caso sto restaurando, lavora sul transactional log, recupera database in un path chiamato restore 1.nsf, aprendo il database, vediamo nella cartella restore document che ho definito, eccetera, tutte le mail cancellate. Ok? Questo è un piccolo esempio, ma importante esempio di funzionalità di backup e restore semplificato, ovviamente, che però anche nell'integrazione che andremo a vedere con Vim, il restore verrà sempre fatto nella medesima maniera. Ok? Ora chiudiamo la demo, andiamo avanti con le slide. Dicevamo che lo strumento all'inizio è stato fatto davvero molto bene. Perché? Perché non si limita a essere standalone, il grande vantaggio per chi l'ha creato, per HCL, che l'ha analizzato, è che ti permette con determinate integrazioni, questo è un esempio che sono script in questo caso, di integrarsi con terze parti. Quindi in questo caso, per chi conosce Borg Backup, che è un backup basato su Linux, una componente server, una componente client, lo strumento di domino backup è perfettamente integrato, quindi permette di fare proprio dei backup compressi, deduplicati all'interno di questo strumento. Potete scaricare semplicemente gli oggetti all'interno di questo link che vi lascerò e semplicemente importando la configurazione ve l'ho disponibile nel vostro domino backup configuration. Questa è un'altra strategia di backup che mi è stata chiesta da un cliente, fatta da me. Fondamentalmente qual è? Il cliente ha un server in VPS, su un cloud di Aruba in questo caso. Quello che voleva era fare il backup, però aprendo una VPN dinamicamente, montare un'unità di rete dinamicamente, fare il backup e poi chiudere la VPN. Questo è anche per una questione di security. Quindi cosa ho realizzato? Semplicemente due script. Per chi conosce la Bash Linux, penso che sia abbastanza semplice creare degli script, che fondamentalmente fa esattamente questa cosa qua. Quindi fondamentalmente monta la VPN,
stacca la VPN, monta l'unità di rete e fa il backup. Ok? Ora veniamo alla cosa più richiesta e più importante, l'integrazione con Vim. Vi anticipo già che è in un ottimo stato perché sono all'interno di GitHub di quest'area. L'integrazione funziona e funziona esattamente senza che a Vim venga chiesto o bisogna aspettare che Vim realizzi un plugin, proprio perché HCL sta rilasciando, così come Borg Backup, degli script da inserire all'interno della nostra configurazione che durante la fase di backup mettono tutti i database, non vi ho parlato dello snapshot mode, quindi in una modalità particolare. A quel punto Vim scatena il backup nel suo repository. Sto finendo il tempo, Stefano. Sì, però Perfetto. io ho avuto degli eco, scusa, Sì? di gente entusiasta, per cui Sì? io ti chiederei, avanza verso la conclusione, ma poi promettici che ci farai una vera sessione di un'ora su questo tema, come chiederò a Stefano, a Matteo e agli altri di farla, però. Allora, niente, per quanto riguarda l'interazione con Vim, dico solamente che c'è, ci sarà nella 12.01 prevista per il 14 dicembre, sappiate che l'ho già testata e funziona, quindi l'unico requisito è Vim 11, ecco perché è importante il riferimento a quello. Gli altri riferimenti ufficiali sono quelli di usare il blog di Daniel Nashet, contattare Daniel Nashet che sta lavorando tanto su questo task, e